Amici, ci troviamo in provincia di Torino, a Piverone, appena più in là della provincia di Biella, per seguire la 45esima edizione della Festa della Castegna. Si dice così, mi hanno spiegato gli amici del gruppo folcloristico di Piverone, che festeggia il prossimo anno i 50 anni. Andiamo a conoscere questa festa. Cosa lega il territorio di Piverone alla castagna? Beh, naturalmente la nostra magnifica collina ricca di castagne. Noi abbiamo la fortuna di abitare appunto sulle pendici della serra, e quindi questa è una risorsa per quanto riguarda le castagne, e non solo, anche vigneti, quindi vini, eccetera. Beh, certo, l'erbaluce soprattutto. Soprattutto l'erbaluce. Allora, Festa della Castegna, 45 anni di festa. Ebbene sì, sono 45 anni di festa. Ci siamo fermati purtroppo per il Covid, e quest'anno siamo molto molto felici di aver ripreso i contatti. Abbiamo moltissimi espositori che hanno partecipato, ovviamente con felici di questa ripresa. Noi possiamo offrire nell'ambito di questa festa anche l'apertura del museo La Steiva, un museo sempre gestito dal gruppo folcloristico, e due mostre d'eccellenza che sono ubicate presso la cripta della Chiesa dell'Immacolata, e che riguardano appunto Piverone in cartolina e un percorso storico-archeologico sulle origini appunto archeologiche di Piverone. Però la cosa che colpisce di più, lo dico anche a Silvio che è accanto a noi, è questa cosa della corsa delle galline. Cioè, a Siena fanno correre i cavalli, in altri posti gli asini, voi le galline? Noi le galline. È partito come un gioco per scherzo, e poi invece, essendo Piverone suddiviso in quattro rioni, ogni rione mette appunto in corsa, in palio, tre galline, quindi ogni rione ha tre concorrenti che sollecitano in modo educato e rispettoso la gallina fino all'arrivo. Partita la corsa delle galline. Ecco, qualcuna si è già fermata, qualcuna torna indietro. C'è un momento di grande confusione. Ecco, questa è una gallina che è rimasta indietro e che ora è partita. Ecco la gallina numero 2 che avanza sprombattuto nel tentativo di recuperare, mentre arriva prima la gallina numero 8. Con il rullo di tamburi in sottofondo, la mascotte che continua a far saltare le caldarroste nella sua pentola, e gli amici del gruppo folcloristico di Piverone, dalla Festa della Castegna è tutto. Un saluto da Andrea Guasco.